Essendo qui, vogliamo dire semplicemente, in modo convinto, il nostro sì, perché anche noi siamo fondamentali per costruire insieme il regno di Dio. Dice così in apertura dell'incontro tra l'arcivescovo e i responsabili delle società sportive, don Stefano Guidi, del quale, in occasione dell'affollato appuntamento, viene resa pubblica la nomina nuovo responsabile del settore sport del servizio per l'oratorio. Presso il Salone Pio XII del Centro Pastorale di Via Sant'Antonio 5 a Milano, oltre 500 tra dirigenti, allenatori, educatori, sportivi di vertice e di base, partecipano all'articolato momento di confronto, voluto dall'arcivescovo stesso, che da sempre considera questo ambito cruciale per la crescita dei giovani. La lettura dell'icona evangelica dal Vangelo di Luca, capitolo 10, la preghiera dell'educatore, con la benedizione, precedono l'intervento introduttivo di Don Mario Antonelli, vicario episcopale di settore per l'educazione e la celebrazione della fede. Un tributo di riconoscenza va subito al finora responsabile del settore sportivo e che manterrà il suo incarico di consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, Don Alessio Albertini. L'annuncio della nomina di Don Guidi e del nuovo nome del servizio per l'oratorio e lo sport indicano un legame necessario, osserva Antonelli, che ha un suo preciso stile. Saremmo inguardabili dal punto di vista del Vangelo se ci limitassimo a una sorta di compatibilità tra l'attività oratoriana e sportiva senza darsi fastidio vicendevolmente. Si arriva così al cuore dell'incontro con la riflessione dell'arcivescovo e la consegna della sua lettera per gli allenatori, che presenta nella veste grafica un grande numero 1, a indicare che sarà il primo di una serie di messaggi che con ogni probabilità giungeranno durante il prossimo quinquennio. Nella visione almeno ambrosiana, forse anche lombarda, e un po' uno riconosce la parrocchia dal fatto che c'è un campanile con una chiesa e un campo sportivo. Il motivo per cui rivolgo a voi un messaggio è perché io sono consapevole delle vostre responsabilità. L'allenatore, più sono piccoli ragazzi, ma mi immagino più è determinante, ha una grande autorevolezza. Cioè, ho sperimentato che quello che dice l'allenatore è quasi Vangelo per i ragazzi. Il binomio oratorio-sport, non una congiunzione debole, ma intrinseca nella reciproca presenza. Un tema caro, questo, e ben lo si capisce, a Delpini. Da qui alcune indicazioni di percorso. Mi pare questi tre aspetti, no? L'autorevolezza che quindi si deve dare, deve avere la consapevolezza che le tue parole contano, l'osservazione che permette di conoscere il ragazzo, la ragazza, quello che sta vivendo, magari ha bisogno di un rimprovero, magari ha bisogno di un incoraggiamento, eccetera, e la confidenza che un cucciolo d'uomo deve poter avere in un adulto che magari in casa non ne parla più di certe cose. Pur non nascondendosi le difficoltà, i rischi che vengono talvolta dalla necessità di fare risultato, dalle pressioni dei genitori e dalle aspettative degli stessi ragazzi, la raccomandazione è sempre la stessa: l'alleanza educativa con un unico fine, quello della comunità appunto educante. Per questo l'arcivescovo lancia un decalogo, o meglio, ne definisce 6 punti fondamentali. Lo sport è per l'uomo e non l'uomo per lo sport. Diciamo, il secondo principio è un po' più complicato perché dice lo sport è per tutti. Una terza osservazione è che la pratica sportiva è un'occasione di incontro, ma non di scontro. E ancora, la persona che pratica lo sport non è solo un fisico per prestazioni, ma è un uomo e una donna per relazioni libere e rispettose. Il riferimento è anche alla dimensione sessuale che deve essere insegnata con rispetto e vigilanza. Si prosegue con altri punti. Ancora da scrivere i punti dal 7 al 9, magari da parte degli educatori stessi, mentre il decimo suona come una sintesi dell'intera logica che si intende proporre. La comunità cristiana promuove lo sport, lo considera una risorsa aggregativa, ma è educativa anche ed è integrativa. Quindi la comunità cristiana promuove lo sport, ma evidentemente non solo lo sport.
Infine Don Guidi a concludere, illustrando alcune iniziative, tappe del cammino di formazione. Anzitutto la proposta Ora mi formo, bullismo e cyberbullismo, senza dimenticare la sfida del pellegrinaggio degli sportivi al Sacromonte, in programma per il 1 maggio 2019, da vivere nella logica della lettera pastorale di quest'anno. È una lettera bellissima perché sappiamo che l'Arcivescovo quando scrive sa scaldare i cuori e sa parlare ai cuori, ed è una lettera che cerca un'alleanza per educare insieme. È una lettera che dice che la diocesi vuole vedere gli allenatori, vuole vedere lo sport in oratorio dentro la comunità educante, riconosce allo sport un valore educativo altissimo. Una serata davvero di grande emozione, dico soltanto questo, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché la sala era strapiena, 500 posti riempiti, è forse un caso eccezionale di questi anni se consideriamo che tutto il mondo dello sport oratoriano viene appositamente per incontrare l'Arcivescovo. Allora, congratulazioni. Grazie.